Ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay che si apre con questa notizia. Scoppia il Covid nella Pescara Calcio, c'è il rischio focolaio. Sono ben 5 i calciatori positivi più uno dello staff, che non è comunque l'allenatore Grassadonia. I tesserati sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali, tutti gli altri negativi in isolamento fiduciario per svolgere la regolare attività senza avere contatto con l'esterno. In pratica la squadra nella classica bolla. E questa è la notizia di apertura che sconvolge un po' la nostra scaletta. Saluto Andrea Costantini in studio. Buonasera Andrea. Buonasera Rico, buonasera. Ringrazio subito in regia il nostro Maurizio Dagui. Mentre per quanto riguarda le altre notizie, ovviamente Andrea ci darà degli aggiornamenti. Sì, intanto una notizia che arriva dalla Liguria circa i prossimi avversari del Pescara con la Virtus Entella che ha cambiato allenatore, ha cambiato guida tecnica, non c'è più il tecnico Vincenzo Vivarini al suo posto. Gennaro Volpe promosso, era lui il tecnico della primavera e sarà lui a guidare l'Entella contro il Pescara. Enrico. Ecco, siccome stiamo preparando qualche collegamento, Andrea, se puoi tenere un attimo la linea con la classifica nuova dopo l'ultima partita di oggi? Assolutamente sì, perché è finito poco fa il posticipo che ha chiuso la giornata di campionato. Ecco qui i risultati, in particolare la gara di questa sera, giocata alle ore 19 con il Chievo-Verona che ha battuto il Pisa per 2-0. Ieri eravamo rimasti con le gare della domenica, la vittoria della Regina sul Vicenza per 3-0. Stesso risultato, e questo è un risultato che fa chiaramente piacere al Pescara, la vittoria del Venezia sul Cosenza per 3-0, e quindi la classifica con la vittoria di questa sera, il Chievo sale a quota 48 punti e respinge l'assalto in zona playoff di squadre come il Brescia e la Regina. Domani tenterà questo assalto anche la Cremonese che giocherà il recupero contro l'Empoli. Per quanto riguarda la parte bassa della classifica, in zona playout l'Ascoli a quota 34 ha scavalcato il Cosenza che ora passa al quart'ultimo posto a quota 32, Reggiana che resta al terz'ultimo posto con 31 punti e poi il Pescara al penultimo posto a quota 28. Questa la situazione, Enrico, dopo... Sì, prendiamo la linea perché ovviamente stanno arrivando tante notizie dopo questa di apertura che ovviamente è una notizia che sconvolge un po' il panorama della giornata, ma vedo che sono subito collegati in piattaforma, oltre ai nostri ospiti fissi come Antonio De Leonardis, che saluto, Francesco Di Francesco, ciao, che saluto, e Riccardo Clinco. Sono collegati con noi il primario del San Raffaele di Milano, il dottor Vincenzo Salini. Buonasera professore, responsabile dello staff sanitario del Pescara. Buonasera professor Salini. Buonasera. Da Milano c'è Salini, mentre da Pescara abbiamo in collegamento il dottor Paolo Fazzi, eccolo qui. Buonasera dottor Buonasera. Fazzi, grazie per aver accettato il nostro invito, è il direttore dell'UOC, microbiologia dell'ASL di Pescara, cioè dell'unità operativa complessa della ASL. Allora, vorrei iniziare proprio con il dottor Paolo Fazzi perché è lui che oggi ha visto i tamponi dei vari giocatori. È stata una lunga giornata, dottor Fazzi, nel primo pomeriggio ne erano 3, ha processato altri tamponi, alla fine sono 5, compreso già il positivo della partita di Brescia, più un responsabile dello staff. Ci conferma questo, dottor Fazzi? Sì, in totale sono 6, 5 calciatori e un responsabile dello staff. 3 erano positivi già stamane, fra i 3 c'era anche un giocatore già noto per la positività e oggi pomeriggio sono risultati positivi altri 3 soggetti, appunto appartenenti in parte diciamo alla squadra, in parte proprio allo staff, su un numero comunque elevato
di tamponi che noi effettuiamo peraltro ormai da 12 mesi puntualmente. Ecco, noi abbiamo precisato all'inizio che quando abbiamo sentito lo staff molti hanno pensato a Grassadonia, che in effetti non sta bene perché ha la febbre alta, sta in albergo, però è ancora negativo perché aveva già effettuato il tampone Grassadonia, no? Sì, il mister è negativo, questo lo posso assolutamente dire. Oh, ora cosa succede? Perché voi farete tamponi ogni giorno o almeno ogni due giorni? Sì, ci siamo sentiti con lo staff medico e anche con il presidente e abbiamo deciso di andare a ritamponare il calciatore e lo staff mercoledì mattina. Sì, mercoledì mattina. E ovviamente tutti quanti pensano ad un focolaio, ecco. Essendo una trasmissione sportiva dobbiamo dare anche delle indicazioni. La ASL, in vista della partita di sabato, potrebbe intervenire. È il primo momento del Covid che coinvolge la società della Pescara Calcio. Ecco, qual è il procedimento? Ma io adesso di preciso, perché purtroppo non mi occupo essenzialmente di diagnostico, ovviamente sono comunque uno sportivo tifoso, quindi ho seguito pure un attimo quello che è successo nel calcio italiano, anche in altri sport. Probabilmente il professor Salini potrà essere sicuramente maggiormente d'aiuto. Io penso che ci deve essere comunque una numerosità, un minimo di soggetti nell'ambito della squadra dello staff che risulti positivo per avere poi un intervento dall'alto da parte della ASL, però è tutto da verificare. Domani contatterò anche il direttore del Dipartimento di Prevenzione per sapere cosa ne pensa. Sì, e qual è infatti il protocollo prevede che per un rinvio devono essere in Serie B almeno 9 i calciatori, a meno che non intervenga l'ASL. Vorrei subito sentire il professor Salini da Milano, anche perché lui è membro del Comitato Tecnico Scientifico. Professor Salini, ecco, da stamane, quindi lei è raggiunto da tante telefonate, è scoppiato il Covid anche nel Pescara. Sì, già dalla partita di sabato c'era stato il primo caso, poi c'è stato il malore di Grassadonia, dopo lo commenteremo. Ecco, la procedura ora qual è? Cioè, attendete anche che arrivi la ASL per valutare il percorso da fare? Allora, innanzitutto è normale che purtroppo presumibilmente questa, diciamo, tra virgolette, infezione può essere venuta dall'esterno, perché come sappiamo durante le settimane scorse ci sono stati i raduni della nazionale e quindi probabilmente attraverso ciò abbiamo avuto questa infezione, perché per fortuna finora eravamo stati non toccati direttamente o comunque solo marginalmente da questo problema. Per quanto riguarda la procedura, come dicevi prima, il protocollo FIGC, che naturalmente è un protocollo fatto dalla Federcalcio e avallato dal Ministero, prevede che per avere di ufficio la sospensione della gara c'è bisogno che 9 tra membri dello staff o calciatori siano positivi. Tuttavia, cosa che è accaduta, come sappiamo, nella famosa partita, la prima partita Napoli-Juventus, la ASL ha il potere di poter intervenire e di essere al di sopra del protocollo FIGC. Naturalmente sapete quali sono state le polemiche in passato sulla partita Juventus-Napoli, sul fatto che ci sia stato o meno un intervento spontaneo della ASL o piuttosto un intervento pilotato della ASL. Io sinceramente la ASL ha il potere di intervenire, il protocollo è sempre lo stesso, cioè nel momento in cui vi è un calciatore, un membro dello staff positivo, si isola il calciatore, il membro dello staff e tutto il resto del gruppo squadra viene messo in isolamento, tamponi ogni due giorni fino per 10 giorni e poi se man mano, purtroppo noi siamo stati colpiti dal fatto che nell'arco di 48 ore il numero dei positivi è aumentato sensibilmente. Ecco, una domanda che faccio a tutti e due. Dottor Fazzi, certo prima l'abbiamo fatto una domanda non perché dipenda da lei, perché ha altri compiti sicuramente, ma ci sono gli elementi, i numeri, così da sportivo, non da medico, per richiedere l'intervento dell'ASL? D'altronde sono 6 positivi, quindi la squadra è tornata da Brescia,
è stata insieme in albergo, ha viaggiato insieme in pullman, non perché ci vogliamo augurare un focolaio, ma perché vogliamo che la squadra venga anche tutelata in vista delle prossime partite, anche se poi il calendario è molto ristretto. Io penso che la ASL possa anche intervenire appunto per quello che hai detto tu, perché oggettivamente il rischio di una evoluzione del focolaio, quindi di numeri diciamo più alti, sicuramente questo rischio ci può stare. Quindi diciamo tutelare la squadra significa non solo tutelare la squadra, tutelare anche una componente della società civile, perché insomma parliamo di un gruppo di 50 persone, 50-60 persone, poi con le famiglie, con chi magari queste persone vengono magari a contatto quotidianamente. Quindi cioè, la ASL non è che lo fa per così come l'ha fatto all'inizio, lo fece la ASL 2, se ricordo non bene. Non solo per motivi sportivi, ecco. Diciamo, no, lo fa per motivi sportivi, salute, lo fa perché deve tutelare comunque la collettività. Anzi, dobbiamo ringraziare i calciatori in generale, gli sportivi che ci hanno fatto passare diciamo questi mesi chiusi all'interno delle nostre case con la possibilità di vedere qualche, per chi ovviamente è tifoso come sottoscritto, qualche manifestazione sportiva, pur rischiando di loro, insomma, perché sappiamo benissimo che diciamo il contatto che c'è fra gli sportivi, soprattutto fra i calciatori, e che comunque parliamo di gente che è uno sport di contatto, e comunque è uno sport che dove un numero congruo di soggetti si deve allenare anche quotidianamente, dove appunto il rischio di un contagio, di un'escalation di casi di Covid-19 è dietro l'angolo. Noi a Pescara siamo stati anche fortunati, ma forse bravi tutti, perché abbiamo condotto bene i tamponi e la Pescara Calcio nella sua nel suo complesso, da presidente in sotto, si sono tutti quanti comportati bene. Purtroppo probabilmente questa situazione è scappata di mano adesso con le nazionali, come ormai sì, pensiamo sì, un po' tutti. Sì. Quindi, prima di lasciarla, ricordiamo, quando processerà i prossimi tamponi il dottor Fazzi? Allora, nella giornata di mercoledì dobbiamo decidere se fare i tamponi, eseguire i tamponi mercoledì mattina oppure nel primo pomeriggio. E poi questa procedura si ripeterà anche venerdì, ovviamente alla vigilia dell'eventuale partita. Si ripeterà anche venerdì, ma già nella giornata di domani abbiamo deciso di tamponare ovviamente in maniera selezionata alcuni componenti dello staff, poche persone sicuramente. Il monitoraggio anche giornaliero in questi casi è fondamentale. Io ho parlato col presidente e io e i miei collaboratori ci siamo resi disponibili anche a tamponare il gruppo squadra anche quotidianamente. Bene, dottor Fazzi, noi manteniamo la promessa, abbiamo tenuto da solo qualche minuto, la ringraziamo per questo intervento. Grazie. Le auguriamo buon lavoro e grazie Enrico, buona trasmissione, saluto tutti migliori. Saluto il professor Salini che è un caro amico e anche gli altri amici. Grazie dottor Fazzi. Allora torniamo a Milano dal professor Salini. Certo, non ci voleva questa tegola nel momento cruciale della stagione. Ripartiamo da Brescia, perché alla vigilia della partita c'è un caso positivo, poi c'è il malore del tecnico Grassadonia, che ricordiamo non sta molto bene, mi conferma che ha febbre alta, però è negativo, no? Il mister ha fatto più di un tampone e il risultato è sempre negativo. Ha avuto questa lipotimia, un po' forse dovuta al fatto della, come diceva anche il direttore Bocchetti, al cambio di temperatura improvviso, un po' al fatto che durante la settimana aveva febbre, mal di schiena, e quindi tutto insieme. Per fortuna lui è risultato sempre negativo. Ritornando al discorso di prima che facevate con Fazzi, secondo me sicuramente è molto probabile che si configuri l'idea che ci sia alla fine un cluster a Pescara, perché ormai vediamo mercoledì, però oggettivamente io sono abbastanza pessimista, considerando che la squadra è stata in ritiro per una settimana e quindi cioè pessimista che possono aumentare i casi. Secondo me sì.
Perché ricordiamo, fino ad oggi pomeriggio erano tre i positivi, anzi quattro compreso quello di Brescia, poi in serata sono arrivati gli altri risultati, in totale sei. Però la squadra è in bolla adesso. Sì, la squadra è in bolla, teoricamente, devono eseguire tamponi ogni 48 ore, allenamento individuale, poi i negativi possono eseguire anche allenamenti di squadra. Sicuramente diventa molto complesso organizzare gli allenamenti e soprattutto in questo periodo del campionato, in questa stretta finale dove magari ci sono anche atleti infortunati, quindi diciamo che dal punto di vista logistico la gestione diventa molto più complessa secondo me. Ecco, con questo calendario che vede partite anche ravvicinate, perché si gioca sabato con l'Entella, poi martedì a Cosenza, la società, vabbè, questo non è un discorso da fare con lei perché forse è più tecnico, chiedere un rinvio servirebbe a ben poco. Beh, secondo me se dovessimo rinviare una partita, io penso che realisticamente dovremmo rinviare tutte e due, perché in realtà non penso che la situazione tra sabato e martedì cambi granché, perché in realtà sappiamo che poi dobbiamo, perché il problema non è soltanto la positività, perché una volta che l'atleta è positivo, soprattutto se è sintomatico, finita la positività si passa alla negatività, bisogna rifare l'idoneità con una serie di test che richiede anche qualche giorno, quindi non è una cosa così semplice, non è che diventa negativo e torna in campo, deve rifare l'idoneità. Certo, quindi passerebbero 15 giorni, 20 giorni, e siamo nella fase cruciale del campionato, non ci voleva questa. Professor Salini, invece per quanto riguarda Grassadonia, ricordiamo lo spavento che c'è stato quando è svenuto in panchina a 5 minuti dalla fine, ecco, cosa le hanno detto, cosa le hanno raccontato? Ma mi hanno raccontato che il mister comunque era abbastanza tranquillo durante la partita, poi all'improvviso, ma queste situazioni sono abbastanza frequenti, non è nulla, è normale che adesso a bocce ferme se ne parla così, però tendenzialmente è possibile che ci sia una situazione di questo genere, perché in realtà vi è lo stress della partita, il fatto di avere comunque una situazione già di debilitazione dovuta al fatto di essere stato per tutta la settimana col mal di schiena, con la febbre, probabilmente avrà avuto un'ipertonia vagale, vi sono queste situazioni, non è nulla di allarmante. Tra l'altro sentivo proprio in TV, perché non ero presente allo stadio, che il mister era già successo qualche anno fa quando era ancora calciatore. Ecco, proprio sotto questo aspetto le volevo chiedere, siccome si risale all'episodio di 23 anni fa, quando era giocatore del Cagliari, lì ci fu uno scontro fortuito, un arresto cardiorespiratorio. Ecco, molti hanno collegato questo episodio a quello di 23 anni fa. No, assolutamente no. Assolutamente no, perché avere un esito di quello che è stato 23 anni fa non credo proprio che ci possa essere un esito a così lunga distanza, perché quando si hanno il trauma cranico, l'esito che può essere da delle sincopi piuttosto che delle crisi convulsive o crisi epilettiche si manifesta nell'immediato, è difficile che si manifesti dopo 23 anni. Però anche in quel caso ci fu un massaggio cardiaco, soprattutto dal medico dell'Udinese, la respirazione bocca a bocca. Vabbè, l'importante è scongiurare questo collegamento, mi sembra di capire. Assolutamente. Senta, professor Salini, dopo queste notizie è preoccupato? Per l'aspetto sportivo o per l'aspetto medico? Innanzitutto per l'aspetto medico e poi per quello sportivo, perché conta prima la salute. Per l'aspetto medico siamo... tranquillamente preoccupati, nel senso che ormai bene o male non abbiamo ancora completamente certe del virus, ma quello che sappiamo è che nei giovani tendenzialmente non dà dei grossi problemi, quindi l'aspetto medico per questi ragazzi è relativo, anche perché tutti i positivi che stiamo contando in squadra sono tutti o asintomatici o paucisintomatici, quindi o con qualche linea di febbre, con un po' di tosse, quindi da quel punto di vista siamo assolutamente tranquilli. Dal punto di vista sportivo sicuramente questa mazzata è arrivata nel momento meno corretto per quel che ci riguarda. Ricordiamo sabato con l'Entella, in attesa delle decisioni della ASL. Ecco, quale sarebbe il percorso ideale
per questo finale di campionato, che intervenga la ASL e si possano recuperare le partite, oltre che qualche... Secondo me la ASL, io penso che la ASL, se qualora si dovesse manifestare un'ulteriore positività o più positività nei tamponi di mercoledì, io ritengo che realisticamente c'è una buona possibilità che la ASL possa intervenire. E sicuramente la ASL non penso che dia l'interdizione per due giorni, perché in realtà l'interdizione per due giorni cambia poco. In realtà, se il problema c'è, è un problema, l'abbiamo visto con l'Empoli, l'Empoli ha saltato più di una partita. Ecco, però siccome ci sono tre partite in una settimana, potrebbero saltare tutte e tre le partite? Secondo me le prime due è molto probabile, perché noi abbiamo iniziato ad avere, noi abbiamo avuto i positivi da sabato a lunedì, quindi io penso che le prime due probabilmente sì, magari quella dell'altro sabato forse no. Senta professore, prima di lasciare la parola agli altri amici, noi sappiamo i nomi, non li diciamo per la privacy dei giocatori, però il primo giocatore di Brescia ormai è uscito su tutte le testate e quindi possiamo farlo, che è quello di Macin. Macin era reduce dalla nazionale, il contagio c'è stato lì? Beh, realisticamente sì, perché poi naturalmente... E io ho avuto modo, sia come membro dello staff, come responsabile dello staff Pescara, che come membro della Commissione Medica Federale, abbiamo avuto modo di capire e di comprendere che purtroppo il protocollo, sia a livello nazionale che a livello internazionale, non in tutte le realtà è stato acquisito e recepito e soprattutto messo in opera in maniera perfetta, per cui dipende anche da quello. Infatti, il dottor Abbate, che lavora con noi al Pescara e che a volte viene tacciato di essere troppo pignolo, penso che sia stata la nostra fortuna, perché durante l'anno noi siamo state forse una delle squadre che non è mai stata... Infatti lo diceva prima il dottor Fazzi, sottolineava questa organizzazione che c'è stata da parte vostra. Esatto. No, volevo chiedere, però Macin ha giocato diversi giorni fa in nazionale, lui è ripartito la domenica di due settimane prima, quindi il contagio c'è stato... Due lunedì fa, mi dice Andrea Costantini, quindi si è sviluppato... Diciamo che il tempo di attesa mediamente è di 7-8 giorni. È normale che quando si parte e si va, lui è della Guinea, quando si parte e si va, il contagio può essere avvenuto in ritiro, può essere avvenuto in aeroporto, può essere avvenuto dovunque, perché in realtà non so se sicuramente avrete letto l'articolo sul giornale dei voli che sono partiti per il Canada, tamponati tutti i passeggeri prima di partire, sono arrivati su mille passeggeri sono arrivati 30 positivi, quindi non è detto che sia così immediata la comparsa della positività. Poi le chiedo due ultime cose sulla situazione infortuni, vediamo se c'è qualche collega in piattaforma che vuol togliersi qualche curiosità, non so, Totò, sì, ci sei, ecco. Sì. No, appunto io riflettevo proprio su questa situazione di Macin, credo che in effetti sia nato da lì, ma cioè non, per quelli che volevo chiedere, per quelli che rientravano dalle nazionali, è stato fatto il tampone pure a tutti quanti. Quando rientrano dobbiamo farlo, lo facciamo sempre. Però il tampone è una foto di quel momento, quindi non è così semplice, nel senso che fare la foto magari poi dopo due giorni si positivizza, come è accaduto in realtà. Allora, se gli altri non hanno domande, chiedo al professor Salini intanto quali sono le condizioni di Galano, che è sicuramente disponibile, possiamo dirlo, e poi c'è Seter che ha avuto questa distorsione alla caviglia, anche le condizioni di Sorensen non sono tra le migliori. Galano può essere recuperato? Ma Galano è uno di quelli che presumibilmente siamo quasi certi di poter recuperare. Su Sorensen c'è un affaticamento muscolare, valuteremo nei prossimi giorni. Galano quasi sicuramente dovrebbe esserci tra i convocabili, sempre che si giochi ovviamente. Memusciai e Balzano sono stati sottoposti a interventi chirurgici nella scorsa settimana, tutte a buon fine, quindi non c'erano dubbi, sono stati degli interventi
previsti già perché erano arrivati proprio al limite tutti e due? Sì, diciamo che la situazione di sia di Antonio che di Reagan, diciamo che erano interventi più o meno programmati. Antonio abbiamo cercato fino alla fine di gestire la situazione, però poi alla fine il ragazzo non riusciva più ad allenarsi perché faceva un allenamento e poi l'altro lo saltava. Quindi diciamo che è stato necessario l'intervento, l'ho visitato ieri, sta benissimo, prossima settimana inizia già con la ciclette, se tutto va bene penso l'altra settimana ancora lo mettiamo a correre. Per quanto riguarda Memusha invece aveva questo ginocchio già operato qualche anno fa, di crociato e menisco, ha avuto sempre, diciamo, lui con questo ginocchio sempre convissuto in maniera ottimale perché ha sempre giocato. Tuttavia durante il ritiro della nazionale aveva avuto un incremento del dolore, quindi si è deciso, non riusciva proprio neanche più a camminare, quindi si è deciso di anticipare i tempi e farlo e operarlo prima. I tempi sono per Reagan sono un pochino più lunghi, non so se difficilmente riuscirà a poter recuperare per questa stagione. Allora, professor Salini, prima dell'ultima domanda di Andrea Costantini, vorrei che ci ripetesse, ci confermasse, anzi, perché ci sono molti dubbi anche nelle varie redazioni, il Pescara può chiedere il rinvio soltanto se sono più di 8 i positivi? No, 9. Non è che lo chiede il Pescara, nel momento in cui c'è un cluster... È automatico. In caso vi sia una azione della ASL, l'azione della ASL si sovrappone, va oltre il protocollo, come è successo appunto con Napoli e con altre situazioni dove è stata disposta la sospensione, la non possibilità di disputare la partita. In quel caso la ASL interviene non su sollecitazione della società, ma interviene come autorità sanitaria. Bene, Andrea, e poi lasciamo il professor Salini. Sì, saluto il professor Salini. Ecco, le condizioni di due calciatori che da un po' non vediamo all'opera. Scusami Andrea, perché c'è Totò che sta intervenendo. Dimmi Totò. Totò? No, volevo appunto da professore. Sì, se mi senti? Non ti sentiamo, la connessione è bassissima, Totò. Oh no? Sì, prova un po' a parlare. Niente, Andrea, fai la domanda tu, poi sì, le condizioni di Rigoni e Tabanelli, perché Tabanelli manca da molto tempo, Rigoni ha avuto un ulteriore acciacco nell'ultimo periodo e non è ancora rientrato. Tu Rigoni? Rigoni e Tabanelli, come stanno? Allora, Tabanelli era sulla via del recupero e anzi pensavamo di averlo quasi a Brescia. C'è stato sicuramente il ritardo, però è probabile che anche lui nella prossima settimana sia disponibile. Ok, allora abbiamo completato Rigoni. Rigoni anche lui è sulla via del recupero, non è ancora pronto, ancora qualche tempo. Sì, allora intanto avviso Maurizio Daguì di togliere l'audio e tutti gli altri che stanno in piattaforma, altrimenti non sentiamo più nulla. Vorrei chiudere col professor Salini. Come possiamo chiudere, professore? Perché questa è stata una notizia, già il campionato sta andando come sta andando, siamo in ripresa, stiamo facendo questa rincorsa salvezza, i nomi non possiamo dirli, però ovviamente senza questi giocatori non si va da nessuna parte. Beh sì, anche perché purtroppo nonostante la rosa sia sufficientemente, forse anche abbastanza numerosa, siamo veramente presi da due fronti, dagli infortuni che sono tutti infortuni traumatici e quindi assolutamente dovuti al caso, dall'altra parte il Covid, per cui come si dice dalla nostra parte, la sorte di Dio, speriamo che Dio ci aiuti. Professor Salini, la ringraziamo vivamente per questo intervento, perché è servito per fare molta chiarezza in una serata non bella, ma soprattutto noi ci auguriamo, prima dei calciatori ci sono gli uomini, ci sono le famiglie, quindi l'importante è che questi ragazzi ritrovino la giusta serenità soprattutto sotto questo aspetto, giusto? Assolutamente sì, grazie a voi. Grazie professore, un attimo solo, non so se Totò De Leonardi si è tornato per fare una domanda, altrimenti la salutiamo. Totò, ci sei? Se ci sono, se mi senti, sì. Sì, assolutamente. Sì.
No, ecco, volevo chiedere appunto a Salini, a Vincenzo, cioè il fatto se dovesse intervenire la ASL, se dovesse la situazione precipitare, il rinvio dovrebbe riguardare automaticamente due partite o no? Dipende dalla ASL, dipende da quanti giorni la ASL dà di blocco. Quando fu del Napoli, se vi ricordate, la ASL dette, se non ricordo male, 3 giorni, dipende da quanti giorni, ma io penso che se dovesse intervenire, io penso che intervenga sicuramente almeno per una settimana, quindi andando, diciamo, se l'intervento viene il mercoledì, io penso che realisticamente, ma è proprio, diciamo, se noi sospendiamo la partita di sabato per il problema Covid, anche volendo martedì sarebbe comunque la stessa situazione, anche se per incanto tutti i giocatori si dovessero negativizzare domenica. Professore, la faccio salutare dall'avvocato Luigi Albore, sì. Mascia, assessore al Comune di Pescara. Ciao Luigi. Avvocato Mascia. Ciao Luigi. Ecco, ciao professore, ciao. Una curiosità vola anche da parte tua, Luigi? Ma la curiosità è di chi è passato per il Covid e ricordo che a parte i tempi di negativizzazione comunque la legge prescrive 21 giorni massimi, però io ricordo che è difficile che in 7-10 giorni possa esserci una negativizzazione così rapida, posto che i tamponi ne sono stati fatti di continuo, quindi la positivizzazione dei nostri giocatori è un fatto recentissimo, è un fatto di queste ore. Quindi è chiaro, Vincenzo diceva 3-6 giorni, però si navigherà a vista, poi Pescara ha una rosa ampia, non so quanto sia possibile rinviare anche la seconda partita con una rosa ampia. Sì, noi abbiamo, per quel che riguarda il protocollo, come dicevo, che per 10 giorni si fanno i tamponi, se non ricordo male, ogni due giorni. Esistono però delle situazioni che in altre società ci sono state, e anche della nostra, che dopo 3 settimane, anche se il tampone rimane positivo, comunque il giocatore è abile. Quindi 21 giorni. Quando vede sul telefonino il numero del dottor Fazzi, trema in queste ore, ovviamente. Normale. Poi anzi, devo dire la verità, mi dispiace che non è più collegato, ma devo dire la verità che tutto quello, la disponibilità della ASL di Pescara, in particolar modo il dottor Fazzi, che ha tenuto più volte a ribadire il fatto di essere un grande tifoso, è stata fondamentale in questi mesi e perciò lo ringrazio. Noi invece la ringraziamo e speriamo di avere buone notizie, almeno qualche altra buona notizia. Grazie da Milano dal professor Vincenzo Salini. Io saluto, oltre all'avvocato Mascia, anche il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe, che è entrato in collegamento. Buonasera Di Giuseppe, andiamo in pubblicità e tra poco ripartiamo per provare a parlare anche di calcio. A tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21 e 38 minuti, rientriamo in diretta per questo numero un po' anomalo di replay, perché si stanno tempestando di telefonate ovviamente gli sportivi per sapere i nomi dei giocatori. Ribadiamo che per motivi di privacy non possiamo comunicare i nominativi, possiamo solo dirvi che ci sono tre giocatori che sono scesi in campo nell'ultima partita di Brescia, sono tre titolari tra i cinque positivi, più un rappresentante dello staff, non dello staff tecnico, perché Grassa Donia è in albergo, ha febbre alta, mal di schiena, ma è ancora negativo. Allora, sono entrati sul finire dell'ultimo passaggio con il professor Salini, ripeto, l'avvocato Luigi Alboremascia, il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe. Buonasera Marcello. Non ci siamo. Ciao, buonasera a tutti. E entrerà qualcun altro. Allora, vorrei coinvolgere un po' tutti su questa situazione, perché Totò ha chiesto qualche curiosità al professor Salini. Ecco, vorrei sentire anche un uomo di calcio come Marcello Di Giuseppe, come si pone una società a cinque giornate dalla fine del torneo, era andato tutto liscio per la stagione sotto questo aspetto, e poi scoppia un probabile focolaio. Marcello, una tegola che non ci voleva. Ma io innanzitutto l'ho saputo adesso, non ne sapevo niente. È chiaro che notizie dell'ultima ora. Ho sentito, è chiaro che è una tegola pesante, difficile da gestire, soprattutto a questo punto della stagione. Veramente questo diventa quasi un test o croce, nel senso che adesso è da capire se sono asintomatici, perché chiaramente può cambiare tutto.
È ovvio che adesso è un peccato, perché oltretutto il Pescara comunque stava abbastanza bene. È un ulteriore ostacolo a un'annata già chiaramente difficile, quindi io mi auguro che riescano a superarlo, però adesso non c'è un modo come reagire. Lì c'è adesso bisogna aspettare i tempi, ma soprattutto sperare che i giocatori siano asintomatici, perché chiaramente avere dei sintomi, per quel che ne so io, anche quando il giocatore sarà negativo al tampone, purtroppo sarà dura riavere il giocatore nel pieno delle forze a breve. Quindi è chiaro che un'ulteriore tegola, e dispiace tanto da abruzzese. E pensare che il campionato nella regular season dovrebbe concludersi entro una ventina di giorni. E Francesco Di Francesco e Riccardo Clinco non li ho ancora sentiti, vi chiedo scusa, ma in apertura avevamo proprio il dovere di ascoltare le parole della ASL con il dottor Fazzi, con il professor Salini. Francesco. Vabbè, mi sembra giusto che la prima pagina giornalisticamente per i due dottori, tra l'altro del notevole livello che sono entrambi. Che c'è da dire? C'è da dire solo che c'è da sperare che non ci siano altri casi di positività nei prossimi giorni, tra domani e poi domani. Diceva bene il professor Salini, la partita di sabato è fortemente a rischio, e poi a quel punto anche quella di martedì. Però adesso fare qualunque previsione diventa difficile, così come diventa difficile, se non impossibile, se non ci dovessero essere più casi positivi. Gli attuali positivi tornano negativi, ma come giustamente ricordava Marcello, bisogna vedere se avranno degli strascichi, perché sempre di Covid si tratta. Bisogna vedere se saranno in grado di riprendere subito gli allenamenti, se staranno subito in forze, se avranno qualche altro problema. Quindi è tutto azzardato, ed è scontato dire che tutto questo proprio non ci serviva. Ecco, certo, l'ipotesi più probabile, scusami Enrico. Sì. No, velocemente, non ci serviva, perché stiamo parlando del Pescara, perché tutto il resto è ovvio che non ci serviva, anche per tutti quelli che hanno avuto e hanno problemi con il Covid, per non parlare poi di quelli che purtroppo non ci sono più. Certo. No, dicevo, calcisticamente parlando, l'ipotesi più probabile è che ci sia l'intervento dell'ASL, perché siamo già a 5 giocatori più uno dello staff. Con 2 partite ravvicinate in 3 giorni è probabile, vedremo cosa succederà in settimana, però è probabile che l'ASL fermi il Pescara, e poi sarà un problema inserire delle date in mezzo alla settimana per il recupero di queste partite. Riccardo e Totò e anche Luigi Mascia, una complicazione in più, Riccardo? Beh sì, assolutamente sì. Poi ci diceva giustamente il direttore Di Giuseppe, dipende molto se sono asintomatici o sintomatici, perché se sono sintomatici, dopo un paio di giorni di tachipirina, come fanno di solito di prassi per abbassare la febbre, iniziano con contisone, Zitromax e Deparina come da protocollo Covid, e quindi questi giocatori per almeno 30-40 giorni, se sono sintomatici, difficilmente tornano in forma, non che non guariscono, perché ha detto giustamente prima Luigi che la malattia dura 21 giorni, non è tanto la malattia che preoccupa, è quanto gli strascici che lascia. E io ne so qualcosa, purtroppo. E invece, se sono asintomatici, potrebbe anche essere che nel giro di 8, 10, 12 giorni si negativizzano, come tra l'altro l'80% di chi prende questa malattia. Se hanno la fortuna, poi sono giovani, sono sportivi, di essere asintomatici, diciamo che la sbarcano abbastanza velocemente. Certo, ed è negativo l'allenatore Grassadonia, che ha febbre alta, mal di schiena. Ovviamente però, gli facciamo gli auguri di pronta guarigione anche dopo quanto è accaduto a Brescia, e lì c'è stato, ci sono stati diversi attestati affettuosi anche da parte dei tifosi, però lui ha tanta voglia di tornare a guidare questa squadra che sta riportando su. Totò.
Ma sì, il problema è pesante, voglio dire, perché tra l'altro, cioè, questa è una squadra che avevamo ritrovato un po' tutti da un paio di settimane, voglio dire, dopo averla sognata. Purtroppo è stato un incubo per tanti mesi. Questa è una mazzata grossissima, al di là di tutti. Cioè, sì, ma, ora uno spera nel rinvio che possa essere, però chiaramente il problema resta ed è grosso. Quindi si falsa un po' tutto il campionato perché le altre giocano. Ma secondo me sì. Esattamente, secondo me sì, soprattutto adesso nella fase decisiva, voglio dire, questo potrebbe capitare anche, Robby, che non me lo auguro, ma anche ad altre squadre, cioè che in questo momento possa qualsiasi cosa può veramente passare il campionato, perché come lo riprende, insomma, è difficile dare anche dei giudizi, anche giudizi tecnici, voglio dire, al di là di tutto, mentre finora, insomma, questa squadra ci ha comunque fatto ricredere, insomma, nelle ultime settimane, da Pisa in poi, sia anche l'ultima non è stata eccezionale, però deve essere una squadra di carattere, ben messa bene, insomma, al di là di tutto. Tutto questo rischia di vanificarsi in questo momento, perché è difficile capire come possa reagire adesso la squadra dopo questa massata di questo tipo. Luigi Mascia, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Intanto cari auguri ai giocatori che sono risultati positivi e anche al componente dello staff, perché poi la salute è la prima cosa. Certo, un campionato in cui non ci siamo fatti mancare niente, che ci fosse la variabile Covid, lo sapevamo. Anzi, il presidente più di una volta, quando gli si eccepiva un numero così ampio della rosa all'inizio del campionato, l'aveva giustificato anche opportunamente, sostenendo che c'è sempre la variabile Covid, ma che la variabile Covid dovesse arrivare a 5 giornate dalla fine, in questo momento in cui il Pescara appariva comunque in ripresa, è proprio il colmo della sfortuna in una stagione in cui anche il Pordenone ha superato il Covid, l'Empoli ha superato il Covid, altre squadre hanno avuto il problema, non è certamente stato l'unico il Pescara, ma in questa fase cruciale del campionato questa è una batosta che non so come ci risolleveremo da questa batosta. Già abbiamo problemi di classifica, arrivava la fase cruciale, arrivavano scontri diretti fondamentali per una salvezza che mai abbiamo ritenuto probabile, ma nelle ultime settimane abbiamo ritenuto possibile. E quindi lo scenario è davvero incredibile. Pescara ha tanti giocatori. Io credo che la partita con l'Entella sarà rinviata di certo. Se molto probabilmente quella con l'Entella, anche Cosenza sarà rinviata. Anche quella col Cosenza. Dopodiché si apriranno nuovi scenari, vediamo di giorno in giorno cosa accadrà. Anche perché per esperienza la positivizzazione e la negativizzazione hanno una soggettività incredibile, quindi anche i tempi di incubazione. Poi mettiamoci un elemento in più: non mi risulta che questa squadra sia stata mai in ritiro durante questa stagione, almeno correggetemi, ma sicuramente lo è stata in quest'ultima settimana per queste due trasferte in terra lombarda, e certamente questo è stato un ulteriore aggravante della situazione. Proprio la sfortuna si è accanita contro la nostra squadra in un'annata maledetta che ricorderemo per il Covid, ricorderemo calcisticamente per tutto quello che è successo al Pescara. Allora, io questa sera avevo il piacere di avere in collegamento Marcello Di Giuseppe, perché avremmo voluto parlare di Vivarini, dell'Entella, ma potrebbe non esserci la partita con l'Entella, ma non ci sarà sicuramente Vivarini, perché come diceva Andrea Costantini è stato esonerato. E come valuti, Marcello, questa decisione dell'Entella, anche per Vivarini un'altra brutta esperienza dopo le ultime due? Non è un periodo facile. Beh, no, è chiaro che non è un periodo facile, è chiaro anche che Vincenzo è andato in una situazione che sapeva benissimo che era una situazione difficile. I risultati poi purtroppo determinano quelle che sono le sorti, soprattutto di un allenatore. Ed è chiaro che fa notizia più che altro il fatto che ad oggi l'Entella è chiaramente spacciata, nel senso che desta ancor più
sembra incomprensibile come decisione, però purtroppo il calcio è questo, è normale che il mio dispiacere è grande, e soprattutto so quanto lui potesse tenere comunque ad affrontare la partita con il Pescara, quindi tutta questa situazione a me dispiace, perché mi metto nei panni di Vincenzo e so che comunque, come al solito, per un allenatore è una cosa brutta, dura e difficile da digerire. Ecco, ricordiamo che la squadra è stata affidata a Volpe, che già ci provò in una precedente circostanza a salvare Lentella, non ci riuscì. Vivarini, 4 vittorie, 5 pareggi e 18 sconfitte, e di queste 4 vittorie proprio una contro il Pescara di Breda per 3-0, lì sembrava proprio una squadra viva, anzi viva lo è stata fino a qualche settimana fa. No, ma io penso che qualche partita dell'Entella l'ho vista. La squadra ha sempre dimostrato, come dicevi tu, di essere una squadra viva. Le partite le ha giocate, forse proprio nelle ultime prestazioni, diciamo che soprattutto nell'entità dei risultati sono venuti fuori risultati chiaramente negativi. Però la squadra ha sempre tenuto il campo e comunque ha dimostrato di potersela giocare. Ripeto, quando subentri in una situazione comunque già critica, non è facile perché comunque devi fare delle scelte, devi misurarti comunque in un campionato complicato, perché la Serie B poi è un campionato complicato soprattutto quando ti ritrovi sotto, perché la verità è questa. Poi ripeto, io sono legato d'affetto con Vincenzo, quindi certo. Cosa mi dispiace molto, però d'altronde il calcio, ripeto, il calcio è questo, quindi noi che facciamo parte di questo mondo sappiamo a cosa siamo incontro. Siamo, sì, assolutamente sì. Ecco, è cambiato rispetto a quel Vivarini che ha conosciuto quando avete vinto il campionato con il Teramo? Parlo a livello tattico. Ma sì, no, vabbè, Vincenzo tatticamente è un allenatore che è sempre stato duttile, nel senso che comunque poi nel calcio ci si migliora, ognuno nel proprio campo, si allargano le vedute, quindi Vincenzo, io l'ho avuto 2 anni e siamo partiti giocando un 4-2-3-1, siamo passati al 3-5-2, poi il rapporto si è interrotto, ma avevamo intenzione di giocare con 3 giocatori davanti già 5-6 anni fa, quindi giocare in maniera un pochino diversa. No, dai, tatticamente è un allenatore preparato, ma è una persona in gamba, una persona a posto al di là di tutto. Poi per tutto il resto, ripeto, io penso comunque che noi che gravitiamo in questo mondo, compresi gli allenatori, incidiamo, ma la nostra incidenza è molto bassa per quello che poi possono incidere gli 11 o i 22 che vanno in campo. Quindi a volte anche il nostro destino, soprattutto da subentranti come il caso di Vincenzo, è legato a quelle che sono le potenzialità di una squadra. Quindi parlare di tattica, di tecnica, sai, se si parte dall'inizio dell'anno, uno degli obiettivi può costruire una squadra, può fare tante cose. Quando subentri, spesso e volentieri ci vuole anche quel pizzico di fortuna. Allora, Marcello, prima di salutarti, però volevo chiederti anche su Donnarumma, che abbiamo incontrato qualche giorno fa con il Brescia. Stagione negativa un po' per lui, pochi gol, non è più il Donnarumma, oppure ha pagato a caro prezzo queste lunghe soste? Ma io penso, Alfredo, l'ho sentito spesso, anche perché ha avuto anche lui il problema Covid ed è stata un'annata veramente devastante, ha avuto anche un paio di problemi fisici. Poi è chiaro, sai, parliamo negli ultimi anni del top a livello di attaccanti in categoria, ha vinto gli ultimi 2 campionati, se si esclude questo, con l'Empoli e il Brescia, segnando 50 gol, quindi parliamo veramente di un giocatore, l'anno scorso non ci dimentichiamo che comunque ha fatto 7 gol in Serie A. Quest'anno è andata storta, probabilmente, adesso non voglio entrare nel merito, però secondo me bisognava cambiare, nel senso, Alfredo probabilmente sarebbe dovuto andare via da Brescia, e sono andate così, mi dispiace, però lui è un classe 90, è un giocatore che ha ancora tanto da dire.
Beato chi lo prende un altro anno, perché sicuramente un altro anno tornerà a fare grandi cose. È fortunato il Pescara anche perché non si è ritrovato domenica contro, perché comunque parliamo di un giocatore importante. È vero. Marcello Giuseppe, grazie per questo contributo, per questo collegamento, ovviamente in bocca al lupo per la sua grazie, squadra. Grazie, grazie a voi, un saluto a tutti. Vorrei salutare da Milano l'ingresso della collega Grazia Di Dio. Buonasera Grazia, come stai? Ciao, ciao, ciao a tutti, è un piacere rivedervi. Bene, allora, bene. Grazie, andiamo in più pubblicità bene. E poi continueremo a parlare di calcio, perché Grazia Di Dio sa tutto, anche di quanto è avvenuto nelle ultime ore, quindi parleremo anche di calcio giocato. A tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Relax, don't do it when you want.
Ore 22 minuti, rientriamo in diretta, allora ripetiamo la notizia principale, purtroppo negativa, delle ultime ore. Covid nella Peschiera Calcio, 5 positivi più un rappresentante dello staff, a rischio la partita di sabato con l'Entella e quella di martedì a Cosenza. Abbiamo sentito il professor Salini, il dottor Fazzi, poi sono collegati con noi tanti amici che stanno analizzando questo momento e vorrei sentire l'ultima entrata in piattaforma, proprio la collega Grazia di Dio, che ricordo personalmente nella piacevole esperienza televisiva del 2009-2010, grazie nella promozione di Di Francesco dalla C alla B. Ti ricordi, sì? Assolutamente, ricordo ogni momento, ogni bordo campo, ogni batticuore, caro Enrico. Infatti durante la pubblicità stavamo proprio parlando di questo e anche di quanto sia stato complicato e difficile, salire in Serie B, e quindi tu c'eri accanto a me, io ho cominciato con te, quindi questo invito anche alla tua trasmissione mi fa doppiamente piacere. Piacere mio. Senti, grazie, però è una brutta serata con queste notizie sul Covid. Dopo il tuo intervento parleremo anche di calcio giocato, perché la realtà ci impone questo, facendo ovviamente gli auguri a tutti coloro che hanno subito questa positività del Covid. Grazie, sarai sicuramente a conoscenza di quanto è avvenuto. Assolutamente, assolutamente. Sono proprio le notizie delle ultime ore. Anche il Pescara quindi è stato colpito con diversi giocatori, quindi con la loro positività dal Covid. Purtroppo sì, già c'è stato quel brutto spavento quando Grassadonia si è sentito, ha avuto un malore, si è sentito poco bene in panchina, quindi già lì c'è stato un grande scossone, perché ok, noi ci divertiamo, il calcio è proprio questo, come diceva anche il professor Fazzi prima all'inizio della trasmissione, per fortuna quest'anno c'è stato il calcio a tener su un po' il morale, anche a distrarci, anche se con tantissimi controlli. Anche il professor Salini ribadiva di quanta organizzazione deve esserci dietro tutto questo. Purtroppo anche i giocatori del Pescara sono risultati positivi, 5 più un membro dello staff, se ben ricordo, e quindi ci auguriamo che insomma tutto rientri presto, anche se a rischio è la prossima gara con l'Entella. Senti, tra l'altro, tu sei stata a Monza a vedere la partita, erano due trasferte consecutive, Monza e Brescia, eri proprio allo stadio Lombardo, e lì Pescara fece un'ottima partita. A Brescia è stata una gara diversa, che poi analizzeremo con gli altri amici. Lì hai ricavato un'impressione più favorevole ad una rimonta che sembra ancora quasi impossibile? Una rimonta che tutti ci auguriamo, caro Enrico, perché tutti vogliamo insomma sperare e crederci fino alla fine. A Monza ti dirò, la squadra sembrava più squadra. Alla fine, se osserviamo anche la stagione, l'andamento della stagione, un inizio davvero non buonissimo. Dopodiché con Breda c'è stato qualche risultato utile consecutivo che ci ha fatto ben sperare in una strada più corretta, più giusta per un campionato magari dignitoso, e invece poi di nuovo il crollo. Poi con l'arrivo di Grassadonia, con anche gli acquisti di gennaio, diciamo che questa squadra ha preso forma via via, piano piano. Dopo la partita col Pisa e ancora di più a Monza, ti dirò, io mi sono un po' rincuorata, ci ho voluto credere e ci credo ancora, perché comunque la squadra non ha mollato, ha dimostrato di avere tutte le carte per giocarsela fino alla fine. Andrea, dall'infermeria non arrivano buone notizie nemmeno per il difensore Sorensen, a patto che si giochi sempre, lo ripetiamo. Sì, perché ha un problema muscolare che ha riportato proprio dopo la partita, a seguito della partita di Brescia, e quindi qualora si giocasse il match contro l'Entella sarebbe molto difficile il suo impiego. Ricordiamo che proprio nella gara di Brescia, anche prima a Monza, il tecnico Grassadonia aveva recuperato Gut dopo l'infortunio alla caviglia di Vicenza, non ci sono ancora Drudi e Bocchetti, insomma resta
resta la piena emergenza Covid a parte, in particolare nel settore difensivo, ma anche a centrocampo, Enrico, visto che lo stesso professor Salini poco fa ci ha ricordato che per Tabanelli e soprattutto Rigoni ci sarà un po' da aspettare. Allora, facciamo un discorso realistico. Si gioca la partita sabato con l'Entella. Il Pescara, tra questi 5 positivi, non ha 3 titolari. Non possiamo dire i nomi, lo ripeto. 5 giornate alla fine del campionato. Cosa vi sentite di prevedere sulle difficoltà fisiche, sullo stato psicologico dopo questa nuova tegola? Vorrei ripartire da Totò. Tutti quanti abbiamo visto un po' il calendario, quindi c'è chi fissa un tetto, chi fa altri pronostici, adesso senza fare tabelle, perché come diceva Bocchetti le tabelline si facevano alle elementari. Intanto pensiamo a battere l'Entella. Totò? Ma sì, quello che abbiamo detto anche settimana. Mi senti? Sì, sì. Ti sentiamo, no, dicevo, Totò. Quello che abbiamo detto anche sì, quello che abbiamo detto nelle ultime settimane è che la chiave di questo campionato del Pescara doveva passare per forza tra le prossime 3 partite, cioè quella Lentella, Cosenza e Reggiana. E questa resta la chiave. La cosa positiva è che a questo ciclo in cui ti giochi tutto, il Pescara c'era arrivato nel migliore dei modi, perché è inutile dirlo, noi nelle ultime 3 partite abbiamo scoperto una squadra che non avevamo ancora visto, perché è sempre una squadra propositiva con diversi giocatori di qualità. Io non parlo di modulo, perché il modulo è fatto dai calciatori. Sicuramente quello che non abbiamo più visto, che la cosa mi ha fatto piacere, è questa storia dei 5 difensori che ovviamente abbiamo visto una squadra che non riusciva mai a tirare in porta. Nell'ultima partita, Pescara ha fatto 12 tiri in porta, 10 la partita precedente, cioè a conferma di aver ritrovato una squadra, di aver finalmente scoperto una squadra che comunque se la può giocare. E questa è la cosa positiva. Certo, l'ultima partita è stata magari nel primo tempo. Abbiamo problemi. Il collegamento con Totò, abbiamo problemi. Porca miseria. Sì. Dopo lo riprendiamo. Vorrei sentire Luigi Alboremash. Stesso discorso, 5 giornate alla fine, la situazione è quella che è. Già prima non c'era molto ottimismo, non tanto sullo stato di forma della squadra quanto per una classifica che si sta ribaltando, si dovrebbe ribaltare nelle prossime 3 gare. Il lavoro che sta portando avanti Grassadoni è un lavoro pregevole, al netto di qualche amnesia, per esempio l'atteggiamento e l'approccio che il Pescara ha avuto a Brescia, che lascia davvero perplessi. Sembra che questa squadra, finché non prende un gol, non sia capace di reagire, lasciando campo agli avversari e aspettando poi l'inevitabile realizzazione degli avversari per poter allestire poi una reazione, che comunque c'è stata a Monza ed è stata pregevole. C'è stata a Brescia, il Pescara non ha rubato nulla al Rigamonti. Però Grassadonia sta facendo un gran lavoro, questa squadra ha assunto comunque una sua fisionomia. In questo momento ritengo che il Pescara non sia la peggiore della categoria, secondo me in questo momento, al di là dell'Entella che è quasi retrocesso, secondo me la Reggiana è la squadra più in difficoltà, anche se bisogna dire, io ho visto la partita della Reggiana. La Reggiana nel secondo tempo ha sfiorato il pareggio con 2 salvataggi clamorosi sulla linea da parte della squadra avversaria. Però il Pescara è sicuramente in crescita. C'è da fare molto, ma è anche vero che il calendario, senza farci grandi illusioni, il calendario potrebbe essere dalla parte del Pescara, perché ci sono gli scontri diretti, perché è chiaro che da qui fino alla fine del campionato non si può perdere più una partita. Ma secondo me con 3 o 4 vittorie chiaramente sarebbe il meglio, ma anche con 3 vittorie e 2 pareggi
vedendo anche il calendario delle altre due squadre rivali, Cosenza e l'Ascoli, è possibile, addirittura probabile, che si possa arrivare anche ad acciuffare il quart'ultimo posto, che ti consentirebbe comunque di andare a disputare i play-out. E dobbiamo essere fiduciosi, certo la trasmissione di questa sera e quello che abbiamo ascoltato questa sera cambia un po' tutto e rivoluziona un po' tutto, per cui tu hai detto facciamo un'ipotesi realistica, quella realistica di questa sera non va nella direzione in cui stiamo parlando adesso in questi ultimi minuti. Diciamo che quello che noi stiamo dicendo è in una condizione, una prospettiva migliore. Abbiamo anche 34 giocatori, è vero che ci sono degli infortunati, è vero che ci sono dei positivi, però io ho fiducia nel tecnico perché mi è sembrato che sia riuscito a motivare tutti, anche quelli che sono in panchina e che fino adesso erano stati utilizzati poco, comunque possono essere motivati. Vediamo il bicchiere mezzo pieno, questo nuovo aspetto negativo del Covid potrebbe stimolare ancora di più la squadra. Riccardo, tu sei stato a Brescia, hai seguito anche la partita. Ecco, prima di queste notizie si facevano, ripeto, previsioni, si vedeva il calendario del Cosenza, della Reggiana, dell'Ascoli, si valutavano le condizioni di quello, di quell'altro. A tal proposito vorrei fare i complimenti ad un giocatore, a De Sena, che sta diventando un leader dentro e fuori dal campo. Le sue dichiarazioni di fine partita sono state molto belle, quando ha detto noi siamo professionisti, dobbiamo salvare questa maglia, dobbiamo farlo per la città e per i tifosi. Frasi che vengono dette da un giocatore arrivato soltanto a gennaio, con 300 presenze in Serie A e che è in mezzo al campo da tutto. Non so se sei d'accordo, Riccardo. Assolutamente sì, è proprio un giocatore che ha preso in mano la squadra ed è veramente un leader e un trascinatore, non si risparmia mai né su ogni contrasto né su ogni pallone, cosa però che devo dire che nella partita col Brescia, io ero a Brescia come tu hai detto, per i primi 30 minuti siamo stati in balia del Brescia, abbiamo preso un gol, potevamo prendergli anche il secondo e a quel punto credimi la partita era finita. Invece poi c'è stata una reazione nel secondo tempo e alla fine il risultato giusto. È vero che le partite si giocano 90 minuti, ma è vero anche che una squadra che lotta per non retrocedere, a mio avviso, deve entrare in campo e non aspettare, come ha detto giustamente prima Luigi, di prendere un gol per poi reagire. Vero anche che prima della trasferta di Monza e di Brescia nessuno probabilmente avrebbe firmato su due pareggi, su due campi così importanti e prestigiosi. Ed è vero anche una grandissima affermazione che ha fatto Luigi, che mi trova veramente d'accordo. Non siamo sicuramente la squadra peggiore del campionato, visto anche l'andamento delle altre. Certo, questa tegola su una squadra in recupero è veramente una mazzata per noi, perché anche se recuperiamo i giocatori, anche se a livello psicologico, a livello del momento, già fai fatica a trovare uno stato di forma come adesso abbiamo. E caspita, una mazzata del genere su un numero così importante di giocatori e a detta tua tre titolari, sì, tre sono tanti, tre sono il 30% della squadra. È vero che abbiamo una rosa ampia, ma è vero anche che Drassadonia ha trovato tre titolari, la sua quadra. Inserisco anche Macini, quindi altri due rispetto alla partita di Brescia. Però lui ha trovato la sua squadra, sì. E quindi chiaramente dipende chi sono, però al di là di questo, per tutto l'ambiente, per tutto già una situazione veramente con grandi difficoltà, aumentare di questa mazzata incredibile, perché per me questa è una mazzata incredibile, certo siamo stati veramente sfortunati, proprio, guarda, non si hanno parole quest'anno perché gli episodi non ce n'è andato bene uno quest'anno. Oltre a questa notizia dei positivi, abbiamo superato un'altra notizia che adesso ci ripete Andrea Costantini, che riguarda sempre un tesserato della Pescara Calcio, ma qui la motivazione è diversa. Andrea. Sì, perché la società del Pescara ha annunciato di aver risolto consensualmente il contratto con il centrocampista Leandro Fernandez, che era arrivato dalla Juventus Under 23 la scorsa estate. Ricordiamo che Fernandez aveva anche giocato la partita di Monza, era entrato a circa 9 minuti dalla fine al posto proprio di Macin. Ora arriva questa notizia, quindi Fernandez non fa più parte dell'organico del Pescara. A te. A Francesco Di Francesco e grazie di Dio, invece chiedo
Se dovesse esserci invece il rinvio delle prossime due partite, quale scenario si presenta? Perché è vero che si avrebbe più tempo per recuperare i giocatori che speriamo siano asintomatici, anzi lo sono, e questa è già una bella notizia. Però si accavallerebbero i turni infrasettimanali e si modificherebbe anche la classifica, quindi sarebbe un po' falsato il campionato? Ve lo chiedo, Francesco. Beh, certamente il campionato andrebbe visto con un occhio diverso, perché tu immagini se Pescara non dovesse, come sembra probabile, non giocare sabato, ne parlavamo l'altro giorno, la speranza era che Pescara batte Lentella e non era una cosa tanto impossibile da fare. Quelle altre tre in corsa, Cosenza, Ascoli e Reggiana, hanno tre partitacce, come si dice in casi del genere. Il Pescara poteva completamente rientrare in corsa e avere i tre punti in contemporanea con eventuali sconfitte dell'avversario, i tre punti hanno un valore completamente diverso, anche se sono sempre tre punti, perché tu leggi la classifica e psicologicamente hai un condizionamento favorevole. Io credo che comunque al Pescara, al di là dei problemi che ci potranno essere dopo, quasi quasi, vista la situazione, convenga, ma tanto ci si arriverà, almeno sentendo quello che dicevano il professor Fazzi e il professor Salini, di non giocare, perché tu considera, se terra in dubbio Galano, se sarà disponibile e al rientro, quindi non al meglio, tre titolari fuori per Covid, Fernandez che non c'è più, Sorensen in forte dubbio, Rigoni e Tabanelli non disponibili, Balzano e Memusciai già non erano disponibili. Fate la conta di tutti questi e vedete che questa rosa di 30, 31, 32 giocatori, quando è che ne sono, diventa di colpo una rosa un tantinello ristretta, perché poi in quelli disponibili ci sono giocatori che hanno giocato molto poco, ci sono giocatori che hanno giocato sì poco, giocatori che quando sono stati utilizzati non è che hanno dato tante garanzie. Tutto questo complica il quadro, alla luce, come dicevi tu Enrico, che poi se non si dovesse giocare con Lentella e a questo punto quasi sicuramente anche con il Cosenza, poi i tempi sono stretti e il significato di quelle partite viene ingigantito. Se interviene l'ASL potrebbe saltare anche la partita negativo con la Reggiana, se interviene l'ASL. Bravo, vediamo. Lo spazio di sentire, grazie. 4 giorni dopo. Campionato falsato eventualmente se non si giocano le prossime gare? Allora, io vedrei più la prospettiva della possibilità di magari un maggiore recupero, specie di questi titolari che sono risultati positivi. Campionato falsato, un po' sicuramente verrà cambiata proprio la striscia finale del campionato, però io credo molto che nelle difficoltà, se c'è una squadra che comunque si è trovata, sta crescendo in questo momento così decisivo di un campionato, già in un'annata così difficile, complicata, magari le risorse possono essere trovate. Io voglio essere positiva, non illusa, ma davvero positiva, perché Grassadonia sicuramente ha saputo toccare dei tasti giusti anche per coniugare i difetti e i limiti di una squadra che comunque ci sono, c'erano e ci sono, però con le qualità dei singoli. Lo stesso De Sena, che parla come se fosse il capitano di una squadra che porta sulle spalle da anni, questo già significa qualcosa. Poi stiamo a vedere anche, intanto mi auguro che i giocatori risultati positivi, anche il resto della squadra stia bene, che non ci siano altre ripercussioni. Questa è la prima cosa, senza dubbio assolutamente. Poi, per quanto riguarda l'aspetto giocato, quello calcistico, speriamo di avere anche uno scenario giusto, che dopo insomma il jolly della prima gara magari ci sia l'ASL che possa intervenire e per poter poi gestire gli incontri successivi, quando magari la squadra sarà anche più pronta. Luigi, sei d'accordo? De Sena, questo nuovo leader? Sì, non c'è dubbio, ma già da qualche settimana questo è avvenuto, non dico immediatamente dopo il suo arrivo a gennaio,
ma questo è un giocatore vero, è uno abituato intanto ad affrontare categorie superiori. Non ci dimentichiamo che De Sena è anche un giocatore reduce da un infortunio gravissimo, vederlo lottare come un ragazzino senza remore, senza timori, è davvero è un fatto da apprezzare. Il Pescara è stato per tutto quest'anno senza un vero condottiero, senza un allenatore in campo. De Sena evidentemente ha interpretato questo ruolo, credo che sia anche molto legato all'allenatore, perché oltre a quello che hai detto tu sul suo legame con la città, che non merita la retrocessione, mi ha colpito anche molto il riferimento a Grassadoni e il fatto di non vedere l'ora di sapere sì, come stesse sì. Il proprio allenatore. Evidentemente si è creata la chimica, che poi è fondamentale nella vita, in tutte le cose, si è creato un feeling e De Sena sente molto la responsabilità di questa squadra. Io non so quali sono i giocatori che sono positivi, mi auguro che proprio De Sena non ci sia, ma non perché sia ovviamente rispetto agli possiamo altri possiamo dire diverso, che De Sena non c'è, questa è una certezza, non c'è. Ecco, noi se dobbiamo ritornare presto in campo abbiamo bisogno di un condottiero come De Sena. Tutti sono indispensabili alla causa in questo momento, ma De Sena, per quello che sta dimostrando in questi ultimi tempi, è fondamentale in campo come allenatore in campo. C'è Andrea Costantini che mi diceva, vuol fare una domanda, sì. Grazie di Dio, Luigi Mascia. Andrea. Sì, li saluto entrambi e chiedo sia a Luigi Mascia sia a Grazie di Dio se Gianluca Grassadonia non è già in questo momento una sorta di rimpianto per il Pescara, perché magari se fosse arrivato prima, magari al posto di Breda a dicembre, le cose potevano andare meglio, o anche lui sarebbe finito impelagato in determinate dinamiche che poi hanno condannato Breda e i suoi predecessori? Ovviamente risponde Grazia prima per galanteria. Intanto caro Luigi ti saluto e ciao, c'eri grazie. Anche tu in quel grande gruppo sì. Dalla Lega Pro sì. Alla Serie B, sì. Quindi di qualche un'intervista a bordo campo in una cittadina campana, non mi ricordo nemmeno più il nome di quella. Marcianise. Abbiamo fatto tutte le trasferte. Tutte le trasferte e il sindaco di è Andorra vero. Naturalmente c'era sempre. È vero. Quindi è un vero, piacere. Grazie. È un piacere rivederti. E grazie. Tornando alla domanda, secondo me adesso il senno di poi, secondo me bene così. Sicuramente Grassadonia è arrivato in un momento in cui la sua guida serviva proprio con questi ragazzi, quindi magari al posto di Breda avrebbe potuto sbagliare anche lui, oppure non era magari il momento giusto. Invece proprio sulla coda del campionato, dove davvero bisogna investire ogni energia, ogni possibilità, è un po' come lo dicevamo nell'intervallo, un po' come avviene a scuola, lo sprint finale alla fine mette in gioco davvero tante potenzialità che magari all'inizio si ignora di avere, quindi secondo me bene così, è arrivato magari al momento giusto e ci auguriamo naturalmente che stia meglio, perché ha ancora la febbre, quindi un po' di preoccupazione l'ha destata sì. Anche lui, e per il resto speriamo sì che presto insomma si torni in campo e che si dia il meglio davvero sotto ogni punto di vista, magari anche con un pizzico di fortuna che non deve mancare. Luigi? Ma io non vorrei togliere nulla anche a Breda, perché l'esperienza di Breda è stata sfortunata nell'ultima fase, perché secondo me Breda è un allenatore capace di prendere una squadra in corsa. Da Grassadonia non mi sarei aspettato, perché lo conoscevo poco, forse non conoscevo i trascorsi, non mi sarei aspettato invece questa capacità soprattutto di creare empatia con i giocatori. È un allenatore particolare, è uno che in conferenza stampa rispetto ad altri allenatori non ha quella fluidità di conversazione o il sorriso stampato sulle labbra, ma probabilmente è un uomo invece di spogliatoio, è un uomo capace di creare feeling con i giocatori. A me è piaciuto soprattutto il fatto che abbia dato un'opportunità a tutti, è riuscito a recuperare anche psicologicamente giocatori che sembravano un po' ai margini dei progetti di chi aveva preceduto Grassadonia, e questo dimostra intelligenza
dell'uomo e anche capacità tattica. Certo, mi sarebbe piaciuto vedere un Grassadonia con una squadra fin dall'inizio del campionato. Magari se parlassimo riservatamente con Grassadonia ci direbbe che non era questa la squadra che avrebbe potuto immaginare dall'inizio del campionato. La butto lì perché abbiamo detto più volte che questa squadra doveva essere assortita meglio. Ecco, diciamo questo, diciamo che doveva essere realizzata meglio, senza doppioni, triploni e con una campagna acquisti che evidentemente, se due allenatori hanno avuto grandi difficoltà, il terzo riesce poco a poco ad uscirne, qualche problema c'era alla radice. Allora, per chiudere, queste ulteriori difficoltà daranno un qualcosa di positivo, oltre al Covid, alla squadra? Totò? Ma io penso di sì, penso di sì. A parte tutto, quando parliamo di possibili rinvii, io credo che i problemi sarebbero anche per il Cosenza e per la Reggiana eventualmente, certo. Perché sarebbero gli stessi problemi che avrebbe il Pescara, affrontare una partita infrasettimanale, magari il Cosenza tra la gara con l'Empoli e quella col Monza, quindi tutto sommato questo non sarebbe un problema. Quello che invece che spero è che questa squadra abbia per questo finale lo stesso atteggiamento in campo, soprattutto quello che ci ha fatto vedere nelle ultime tre partite, perché prima insomma, ragazzi, siamo concreti, non è che abbia entusiasmato il Pescara, è una squadra sempre bloccata, che sì, più solida, però riusciva a fare 1-2 tiri a partita, e non è un caso se ritrovate in questa situazione. L'ultimo Pescara è il Pescara che ci è piaciuto, il Pescara che era... Rick, la stessa domanda la faccio anche a te: nelle difficoltà molte volte si trovano altri valori. Sì, assolutamente, sì. Chiaramente dipenderà tutto da quanto decide la ASL e quanto, sì. E sperando che si ferma qua questo cluster che ormai è partito. Però è vero, nelle difficoltà, quando si hanno gli attributi, si tirano fuori. E non lo so, io non lo so, se io ti dico la verità, se ci sono se solamente questi 6 casi, penso anche che io giocherei con l'Entella, ti dico la verità. Perché è importante, non vedo all'interno una squadra oggi in grado di poterci battere. Secondo me, anche se abbiamo 3 titolari in meno, ma ne abbiamo tanti altri in panchina, io giocherei con l'Entella, ti dico la verità, se si ferma qua, piuttosto che rinviare le partite, perché non lo so. Anche perché poi questa valutazione ovviamente a livello sanitario verrà fatta dalla ASL, perché certo, prima di tutto conta la salute. E sai perché? Sai perché te lo voglio dire? Perché... Riccardo, scusami, no, ma Riccardo, voglio terminare. Se si ferma qua è automatico che si giochi. Perché devono essere automatico. No, non è vero, potrebbe anche essere escluso dalla ASL. Ma sai perché te lo dico? Perché la mia paura è che ormai mancano 5 giornate, che tanto tu per recuperare ci vuole almeno, sì, ma almeno 15 non risolvi giorni. Il problema, non risolvi il problema. No, non, bravo, esatto. Non risolvi. Capito, Francesco? Non è automatico, perché l'ASL, se intravede un percorso di focolaio, può interrompere anche con 2 positivi, no Andrea? Assolutamente sì, possono bastare 1 o 2 positivi. Ecco, diciamo che l'ASL, il ragionamento che fa è anche sul tracciamento, cioè esatto, ripercorrere il percorso appunto di questi positivi e verificare se ci sono le condizioni per parlare di un focolaio impellente. In quel caso può bastare anche un caso o possono bastare 2 casi per emanare il provvedimento, che poi può vietare e gli allenamenti in forma collettiva e poi anche di conseguenza le partite. E bisogna vedere la ASL quanto lasso di tempo dà la sua disposizione. Dipenderà anche dai tamponi che verranno rieffettuati, come ci ha detto il dottor Fazzi, già nella giornata di mercoledì. Grazie, lasciate la chiusura per salutare ovviamente tutti i tifosi del Pescara che ti hanno seguito, ti continueranno a seguire, e una tua previsione su questo finale di campionato.
Guarda, io vorrei proprio concludere così, con la consapevolezza di un Pescara che lotta fino alla fine, come ci ha fatto vedere nelle ultime tre gare, sia col Pisa che col Monza che col Brescia. Quindi un Pescara che sa ritrovare i propri equilibri, non molla, anche perché questo è il momento davvero di lottare fino alla fine, e così uniti davvero si può arrivare magari ai play-out e quindi a questa salvezza davvero sperata, tra l'altro che si augurano anche tutti i tifosi, che seppur purtroppo gli stadi sono vuoti per questo anno davvero terribile, ma continuano insomma a fare il tifo ognuno insomma da casa per la propria squadra, quindi in questo caso per il Pescara. Io proprio da questo ripartirei, la consapevolezza di poterci credere e che la fiamma della speranza non deve assolutamente spegnersi. Ti ringrazio, grazie di Dio e grazie a voi. Speriamo che le tue parole vengano anche recepite dagli addetti ai lavori. Grazie a Luigi Alboremascia, che ritroviamo ovviamente nella trasmissione A Tutto Campo. Grazie Luigi. Ringrazio Riccardo Crinco, Francesco Di Francesco e Totò De Lunarza, abbiamo avuto con noi il professor Salini, il professor Fazzi, abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza, sarà una settimana molto molto lunga con queste notizie che arrivano, ma prima di tutto, lo ribadisco ancora una volta, conta la salute di questi calciatori, quindi anche ai familiari ovviamente mandiamo un abbraccio e che la situazione si risolva in tempi brevi. Grazie Andrea Costantini, buonasera, grazie a Maurizio Daguì, ovviamente nei nostri TG vi aggiorneremo su tutto. Grazie per averci scelto.